Presidente, come valuta una iniziativa come quella odierna che apre il mercato a moltissime start-up? Allora, è molto positivo perché ovviamente i ragazzi, come il ministro Poletti ha indicato, devono smettere di cercare lavoro mandando in giro curriculum, ma devono essere una parte attiva e inventarselo, essere propositivi e quindi anche fare azienda. Come ho raccontato oggi, l'Italia ha sempre avuto un grandissimo numero di ragazzi che escono dall'università e vogliono essere imprenditori, però siamo l'unico paese al mondo in cui, cioè almeno tra quelli, nel G20, diciamo, tra quelli sviluppati, in cui questa propensione sta scendendo invece di salire. E invece dobbiamo ritrovare l'orgoglio, lo spirito d'avventura, di esplorazione che avevano i nostri padri, i nostri nonni, le nostre mamme e nonne, che negli anni 50 e 60 hanno inventato così tante aziende fantastiche. Quindi questo qua deve ricominciare oggi, potenzialmente con una leva addizionale, che è quella della tecnologia, che è quella che poi noi portiamo in questi programmi, e quindi sia reinventare aziende tradizionali prendendo la cultura, la tradizione e guardando un mondo più ampio, globale, dove si può vendere di più e interagire di più con i clienti, sia proprio fare della tecnologia al proprio lavoro e quindi fare una startup magari soprattutto digitale, ma che si va ad appoggiare su delle realtà fisiche. Quindi ben vengono queste iniziative, sono positive e auguriamo ai giovani che abbiamo visto qua tanta fortuna e tanto successo con le loro imprese. Grazie.